Basket, mattina. Vai. Diciamo che nell'ultimo quarto c'è stata una svolta, la Libertas avrebbe potuto chiudere la prima. Assolutamente. Sì, indubbiamente abbiamo giocato in maniera un po' contratta, abbiamo peccato nella circolazione di palla e abbiamo perso troppi palloni. 20 palloni sono troppi effettivamente. Sicuramente non abbiamo giocato in maniera molto sciolta, eravamo molto contratti. Però questo lo dico avendolo già detto all'inizio di questo nostro mini tour de force, che siamo ritornati in campo, era il pericolo, cioè nel senso non abbiamo tanti allenamenti, abbiamo lavorato poco, la partita di Legnano che neppure una settimana fa ci ha visto molto spumeggianti, padroni del campo, sul campo appunto di una delle squadre che stanno giocando meglio, purtroppo la mancanza di allenamento, la mancanza di continuità di lavoro crea questa situazione. È un momento di difficoltà, dobbiamo tenere duro, uscire da questa mini tour de force e poi dopo con le settimane piene di allenamento ricominciare a lavorare, piano piano trovare una condizione fisica e mentale ottimale. Però questo io già più di Legnano l'avevo detto, non è a mettere le mani avanti, non è una giustificazione, ma è una cosa che era possibile. La prima partita dopo un lungo periodo che non ti alleni, dopo un lungo periodo che non hai lavorato, magari c'è l'adrenalina che ti dà una mano, poi dopo piano piano bisogna recuperare invece il lavoro durante la settimana, questo ce l'abbiamo davanti. Ecco. Dobbiamo tenere duro queste partite, tenere duro dal punto di vista mentale. Sicuramente Borgo Manero è anche una squadra che un po' atipica, che chiaramente mette anche non ti fa giocare bene. Domenica scorsa in casa ha perso di un punto alla fine con Romegna, e quindi prendiamo questa vittoria, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, ma ce la mettiamo tutta. A Calissandro ho visto, insomma, hai trovato durante la partita parecchie soluzioni, certo. A volte diciamo anche proprio in maniera sparsa, quasi insomma un po' nervosa fra virgolette, nel senso che si vedeva che cercavi di trovare, certo, l'assetto giusto, certo, e la partita non girava, il trend della partita, certo, non girava, certo. Una scelta dettata più appunto dall'andamento della partita o anche studiata prima per giostrare un po' le energie visto insomma, allora, il periodo di lunga inattività? Quando si parte all'inizio della partita, ogni allenatore ha un suo piano partita, poi è chiaro che questo piano partita va adeguato a quelle che sono le evidenze della partita stessa, perché non è uno ci pensa poi quasi la partita, poi durante chiaramente i minuti in campo le cose possono cambiare, però è normale che io volevo cercare di preservare, volevo cercare di allungare il più possibile le rotazioni, per come avrei voluto fare anche a Varese, per cercare chiaramente di dare respiro a tutti, considerando appunto che abbiamo queste partite ravvicinate. Detto questo, poi dopo bisogna anche pensare a vincere la partita, e quindi al di là del discorso di centellinare o perlomeno cercare di spalmare i minutaggi in campo, è anche vero che avendo giocatori tanti a disposizione cerco in qualsiasi momento poi durante la lettura tattica della partita di trovare il quintetto che mi possa dare qualcosa in più, ecco, e questo è normale. Su Ammannato? Ammannato l'infortunio appena? Non lo so, vediamo. Marco mi ha detto che il problema è avuto che quando è ricaduto è andato con il piede leggermente a toccare i cartelloni pubblicitari, quindi non è ricaduto in maniera diciamo per il gruppo normale, ma ha avuto questo momento in cui ha avuto il contatto del tallone con il tabellone, quindi ha avuto una posizione non naturale, e questo è quello che mi ha detto. Ora poi vediamo gli accertamenti, okay. Grazie.
Il derby. Penso che ti sia rimasto indigesto, no? Certo, ma indubbiamente. Tutte le partite rimangono indigeste quando si perde, però vuol dire che è chiaro che c'è in più il pathos della rivalità cittadina. E niente, domani ci riposiamo, ci azzeriamo quello che è successo oggi, cerchiamo di recuperare le energie fisiche e mentali e da martedì cominciamo a lavorare in ottica del derby, preparando le cose che dobbiamo preparare e valutando bene quali sono le necessità tattiche e tecniche per affrontare questa partita. Anche perché ci arrivano anche loro con una vittoria, quindi sarà altrettanto una partita importante da questo punto di vista e niente, ce la giocheremo, cercheremo di dare come sempre il massimo, cercando di migliorare anche la qualità del gioco. Posto tutti? Sì. Grazie.